Salve fratelli e sorelle bianconere e benvenuti in un mio nuovo video. Alla vigilia della partita contro il Ferencváros, che ci potrebbe far mettere un piede e mezzo agli ottavi di finale di Champions, non arrivano purtroppo buone notizie per quanto riguarda l'infermeria. Eh sì, perché è costretto a fermarsi ancora una volta per un'elongazione muscolare Mary Demiral, avuta alla fine della partita contro il Cagliari. Il giocatore turco aveva già sentito una fitta alla gamba, però comunque aveva continuato e finito la partita con regolarità senza alcun problema. Salvo poi scoprire, si può dire, se non quasi il giorno dopo, di aver riportato, come già citato prima, un'elongazione muscolare che lo terrà fuori dal campo all'incirca una decina di giorni. Sostanzialmente dovrebbe saltare solamente la partita contro il Ferencváros. Non penso che ci dovrebbero essere problemi contro il Benevento, nonostante tutto si optano quasi 10 giorni. Però, se così non fosse, ci sarebbe Danilo a prendere il suo posto e a quel punto la difesa si andrebbe a schierare con Cuadrado terzino destro, De Ligt e Danilo centrali e il rientrante Alexandro come terzino sinistro. Quindi ragazzi, siamo leggermente in emergenza difesa. Detto questo, ragazzi, si spera di rivedere una Juventus ancora più convinta dei propri mezzi già domani contro il Ferencváros, ma diciamo che domani la partita non fa testo, però comunque sarebbe cosa buona e giusta proseguire sulla strada intrapresa con il Cagliari e esprimere tutta la qualità di gioco, perché comunque ragazzi, sostanzialmente anche non avendo un centrocampo proprio all'altezza della situazione, però comunque le qualità ce le abbiamo, visto l'andamento di Arthur, Morata, Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala che dovrebbe far rifiatare proprio Alvaro Morata domani e altri giocatori come Kulusevski anche, anzi a breve dovrebbe rientrare anche Chiesa, non so se già domani dovrebbe essere a disposizione del mister Massimo contro il Benevento, ci dovrebbe essere. Bonucci ancora fuori, ragazzi, Chiellini ancora fuori e questi erano gli ultimi aggiornamenti. Io vi auguro un buon proseguimento di giornata a tutti e sempre fino alla fine Forza Juventus, ragazzi. Andiamo!